amici di Telemolise, siamo a Sepino in occasione dei festeggiamenti di Santa Cristina. Oggi il Vescovo Bregantini ha celebrato la messa in onore della Santa, ma altre cose sono accadute e noi vi raccontiamo tutto attraverso le voci dei protagonisti. Restate con noi. Gloria, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Figlio unigenito, Cristo Gesù. Don Antonio Arienzale, parroco di Sepino, oggi le celebrazioni religiose in onore di Santa Cristina, ospite Monsignor Bregantini. Sì, il nostro paese, la nostra comunità è grande festa per Santa Cristina, per la sua patrona, nonostante le limitazioni per la pandemia che ci ha fatto cambiare un po' i programmi. E in chiesa abbiamo svolto le celebrazioni come anche gli altri anni, anzi migliorando un po', modificando qualche altra cosa. Questa mattina ci sono state diverse celebrazioni di Santa Messa, sono venuti i sacerdoti della diocesi e tanti fedeli, tanti devoti di Santa Cristina sono venuti. Non c'è stata la processione tradizionale, però l'evento più grosso di questa giornata vuole essere questo pomeriggio alle ore 18 con la celebrazione eucaristica presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Bregantini. Il nostro arcivescovo è quasi stato sempre presente a questa nostra festa ed è stato presente al momento più importante, più solenne, alla messa delle 11 della mattina. E quest'anno invece abbiamo pensato di fare una messa in piazza per poter far partecipare più persone e allora l'evento l'abbiamo creato al pomeriggio, un po' più con il fresco, di modo che insomma, le persone possono stare più tranquille, insomma c'è più comode. Per cui questo pomeriggio è un momento di incontro del Vescovo con la sua comunità, con la diocesi, insomma, cioè quindi la comunità che fa parte della diocesi. La messa andrà in diretta su Telemolise. Grazie a questo il messaggio cristiano di Santa Cristina potrà arrivare in tutto il mondo. Sì, sono molto contento che ci sia questa possibilità con i mezzi di comunicazione di far arrivare la celebrazione nelle case, perché tanti casomai per vari motivi non possono venire. Allora è bello che Telemolise possa trasmettere in diretta, l'abbiamo voluto con una certa insistenza questa messa in diretta, appunto perché è come se le persone da casa fossero materialmente presenti nella piazza. Sì, il messaggio arriverà anche in tutto il mondo, perché noi abbiamo i nostri immigrati che sono sparsi dall'Australia fino alle Americhe e anche in Europa. E con i sistemi social che ci sono adesso è possibile che loro possano seguire. So anche che alcuni di loro si sono organizzati per seguire insieme appunto questo grande evento, questa celebrazione, perché poi in effetti anche loro all'estero fanno la festa di Santa Cristina nel ricordo appunto della festa che si fa nel paese. Non sono venuti quest'anno gli immigrati qui a Sepino come gli altri anni, però potranno seguirlo appunto dalle loro case, dai luoghi dove loro si trovano. Gloria a te, creatura beata, che brutale martirio accettasti e ai tiranni solenne gridasti. Alto il nome di Cristo qua giù. Thank you.
Paolo Danello, sindaco di Sepino. Questo è un giorno importante per Sepino, è la festa di Santa Cristina. Sì, è la giornata che si aspetta, diciamo, per un anno. Il 24 luglio davvero è una ricorrenza particolare per i sepinesi. Quest'anno la stiamo vivendo, come dire, in tono minore, ma sotto l'aspetto della coreografia, del folklore, perché la gente è presente. Stamattina abbiamo visto un numero elevato di persone, per cui la fede è rimasta immutata nonostante il coronavirus. Il Comune ha istituito una borsa di studio intitolata a Vincenzo Tiberio. Ci vuole raccontare qualcosa? Sì, questo è il secondo anno. L'anno scorso abbiamo celebrato in pompa magna questo avvenimento. Quest'anno vogliamo rifare questa assegnazione, che è per lo studente che nelle scuole medie di primo grado di Sepino è stato il più meritevole, quindi il miglior alunno della terza media di Sepino. Verrà premiato con la borsa di studio intitolata al nostro illustre concittadino, a Vincenzo Tiberio, che per primo ha scoperto, possiamo dirlo con un pizzico di orgoglio, la penicillina. Nei giorni scorsi è stato presentato ad Altilia il progetto Turismo e Cultura. Di cosa si tratta? Allora, abbiamo avuto veramente il piacere, oltre che l'onore, di avere qui il Presidente della Giunta regionale Toma e l'Assessore Cotugno, che sono venuti a presentare il nuovo bando per il turismo. E questo è, diciamo, è stato importante soprattutto perché è la dimostrazione che Sepino, o meglio Sepinum Altilia, la nostra Altilia, è il centro dell'interesse ai fini turistici, forse dell'intera regione Molise, anzi senza forse, sicuramente è il polo di attrazione del turismo in Molise. Siamo con Alberto Bochicchio, lei è gentiluomo del Santo Padre, vive a Roma da diversi anni, però le sue origini sono qui a Sepino ed è tornato in occasione della festa di Santa Cristina. Torno ogni volta per la festa di Santa Cristina perché è un legame forte anche spirituale oltre che coreografico, e quest'anno con questo dramma che c'è abbiamo fatto questa magnifica celebrazione in piazza, che è stata commovente per l'attenzione che tutti hanno prestato alla festa della loro santa. È mancata la parte coreografica del mercato eccetera, però mi sembra che l'iniziativa sia stata di grande effetto e credo anche con frutti spirituali. Visibile infatti è stato il legame che Sepino ha con Santa Cristina, vista la partecipazione, anche se nel rispetto delle norme, vista la situazione sanitaria. E stamattina c'erano state 5 messe nella chiesa e quindi diciamo che veramente la santa accomuna credenti e meno credenti, nel senso che Santa Cristina è il valore che ogni sepinese porta nel cuore.